Anno di Gemme mi ha cambiato tanto e questo sicuramente si ripercuote su tutti gli aspetti della vita. In generale direi che mi ha dato un modo nuovo di guardare alle persone, al mondo. Io per la missione non ho fatto niente, nel senso che ho cercato di aiutare là dove potevo assieme alle altre ragazze, però la missione per me è stata un'abbondante fetta di grazia, diciamo così, e questo è quello che mi ha dato. Oggi la missione è proprio, ti dà il via per poter iniziare a prendere consapevolezza delle scelte che vuoi fare. Credo che sia l'esperienza, appunto, che il cammino abbia aperto il mio cuore a una presenza che pian piano si faceva un po' spazio dentro, che era quella di un amore grande che nel weekend di Giovani in Missione ho percepito veramente forte forte. Faccio il seminarista, insegnante. È una bella ventata per noi missionari. Quindi auguri anche a tutti voi che questo vento nuovo vi aiuti a crescere nel bene. Ciao! Per me GM è un bellissimo appuntamento con tanta gente simpatica. Soprattutto per me è la presenza di giovani che con la sola loro presenza danno una testimonianza. Perché qui si accorgono che i giovani che vengono da dove si sta bene, da dove c'è tutto, da dove si può fare quel che si vuole, da dove c'è, sono giovani che sanno comportarsi semplicemente, correttamente, sanno dedicarsi agli altri, sanno lavorare anche quando sono in ferie, compagnia, eccetera. Per cui per me, già per sé, visto dal nostro punto di vista, è una bella testimonianza di cui abbiamo bisogno. Per quello che anche sono sempre disponibile. Cicero pro domo sua. E poi faccio gli auguri a quelli che vengono, perché mi accorgo che rimane sempre qualcosa di bello. Beh, allora ringraziamo il Signore insieme. You got a face not spoiled by beauty. I have some scars from where I've been. You got a can see right through me. You're not afraid of anything they've seen. I was told that I would feel nothing the first time. I don't know how these cuts heal, but in you I found a rhyme.